Come state? Bentornati sul mio canale. Allora, oggi nuovo video. E come vedrete dal titolo, oggi voglio fare un video sui prodotti finiti, perché stavolta ne sono veramente tantissimi, ragazzi. Io mi sto mettendo d'impegno, ecco, e sto cercando di terminare quanto più posso. Ci sta qualcuno che sta facendo casino da stamattina, però devo cogliere comunque l'occasione per girarvi questi video, altrimenti non ve li giro mai. Intanto ci tenevo a ringraziarvi. Appena riesco vi rispondo a tutti quanti per quanto riguarda i commenti. Talmente tanti commenti mi avete lasciato, anche sia sotto al mio video che ho fatto. Quello lì è un po' sfogo, ecco, un po' un video riflessivo e anche proprio in direct su Instagram, quindi io veramente vi ringrazio tantissimo perché siete stati in tantissimi e mi avete scritto cose veramente belle, 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 ragazzi. Io veramente non so come ringraziarvi, non so veramente come dirvi sono davvero contenta di queste persone fantastiche che mi seguono e sono felice che ci sono persone ancora molto empatiche, ancora di cuore, ancora persone che donano ed emanano affetto, anche se ormai su questo mondo è veramente raro trovare qualcuno così. Quindi grazie veramente, io veramente vi abbraccio virtualmente. Stringo forte sapete che io vi leggo sempre. L'unica cosa è che devo trovare sempre il tempo di rispondere a tutti, però vi leggo sempre, quindi grazie ancora. Allora, io sono qui in vestaglia, la mia vestaglia con le stelline, perché oggi è una di quelle giornate un po' così, e allora ho detto faccio un video anche perché ne approfitto per sistemare queste cose e gettarle via. Perché lo spazio è quello che è, come sapete, quindi non voglio accumulare tante cose in mezzo ai piedi. Allora, io ho finito varie cose di detersivi, ma anche varie cose di make-up. Udite, udite, ho fatto questo make-up oggi. In realtà non ho messo chissà quale base perché ultimamente mi sto truccando veramente tanto sulla base. Per quanto riguarda la base, oggi non avevo voglia, quindi ho fatto proprio una cosa leggera. Ma presto vi girerò qualche get ready with me con la mia base del periodo. Iniziamo subito. Io direi di partire con i detersivi. Ho finito un felce azzurra, questo qui, che è felce azzurra classico, un ammorbidente super enorme. Io in genere prendo quelli in offerta, anche perché alcuni, ah, ma che buono, oh, che odore, cioè ragazzi, questo è bellissimo, sarò classica.
questo è quando poi ho finito queste, un bucato sicuro. Queste praticamente sono delle, come si chiamano queste cose, le salvacolore, cattura le tinte tutti i colori. Ce l'avevo da 100 anni, mi ero anche scordata di averlo e ho detto Madonna mia, fammelo usare, e infatti l'ho usato. Comunque io mi ci trovo bene, quindi quando mi trovo sicuramente le ricomprerò, la frangia da sola. Non so se mi seguite su Instagram, avrete visto che ho fatto questi ciuffi a tendina da sola, sono anche venuti abbastanza bene, ma il problema è che non mi trovo, non mi trovo perché devo stare sempre a fonare, acconciare, eccetera, proprio roba che mi ammuscia. Detto papale papale, quindi prossima volta me li faccio crescere, anche se sembrerò mortisia, ma stare a perdere tempo appresso i capelli e esaurirmi anche no. Ecco. Quindi questo è. Comunque sicuro prenderò, le riacquisterò anche di un'altra marca, appunto per le stoviglie. Questo Eco Bio, bla bla bla, vabbè, marchio Selex. Questo l'ho finito proprio oggi, in verità. Infatti già ne ho messo in uso un altro, sempre uguale. Questo mi dura tantissimo e mi ci trovo molto molto bene. E ho finito due candele di Ava e May. Sì, ho finito questa qui. Questa qua è la Santorini. Ma ragazzi, se vi devo dire, cioè, così profuma, lascia anche un buon odore in casa, però non è persistente come le altre. È enorme, non finisce più, però io queste qui non le butto, perché praticamente le finisco di pulire e ci metto il terriccio e ci creo delle piantine. Pesano, ci potete fare dei bei vasi con delle belle piantine dentro.
Ci trovo molto bene. E oppure
stasera e domani, massimo dopodomani, massimo. E poi ho finito anche questa qui che è la Defense Tolerance di Bionic ed è un'acqua detergente essenziale per pelli ipersensibili e intolleranti. Questa è veramente molto delicata. Veramente molto molto delicata. Usci tipo in omaggio in qualche ordine. Però anche questa mi è durata 90 anni e quindi va bene così. Finito una combo che mi è piaciuta tantissimo per quanto riguarda i capelli. E praticamente è questa della L'Oreal Elvive. Io ho questo shampoo L'Oreal Elvive, compro e lo ricompro sempre. Mi piace tantissimo, veramente mi piace molto come, non so, proprio come lascia i capelli, li lascia super voluminosi, super morbidi, li protegge, non lo so, mi piace proprio tanto. Infatti ne avrò comprati tipo 4. Non so quanti ne ho comprati in tutti questi, in questi ultimi 2 anni. Questo balsamo della marca Shambora, questa qui che era un marchio che tipo ti personalizza i prodotti. E questo ragazzi ci cioè, lasciava i capelli di una morbidezza incredibile. Uscite dal calendario dell'avvento della Balea preso dal sito di Dem. Quando vado a fare dei weekend, dei viaggetti sono comodi da portare in giro. Ho finito un'acqua micellare, questa piccolina acqua micellare, e poi il detergente per il viso, questi qua. Poi ho tante altre cose ancora, ma conto comunque di finirle. Questo siero preso da Yes Style della Sohn By Me ed è al Maggia. Questo è un siero, mi ci sono trovata abbastanza bene, serve per restringere i pori della pelle e niente, quindi questo è quanto. Tra mini taglia sempre presa dal sito di Yes Style di Laneige è una Cream Skin Refiner, questa specie di piccola cremina, quindi l'ho finita, questa la usavo dopo la detersione del viso alla sera, questa qua. Mentre mi è piaciuto tantissimo è lo spray fissante di Essence Glow, questo veramente lo amo, non l'ho ritrovato più e quindi ne ho comprato un altro però sempre di Essence. Ma questo ragazzi è pazzesco, veramente mi lascia la pelle super luminosa. Un'altra Yankee Candle, questa è Shea Butter. Shea Butter burro di karité, un'altra di Yankee Candle. Finalmente, questa qui sempre che faceva parte del mio progetto smaltimento, creme e quant'altro,
la crema da giorno, non lo so. Comunque, ottima dell'erboristica e è un profumo fantastico, ve ne ho anche parlato in qualche scorso video, questa crema qua. Io l'ho trovata da, non mi ricordo, o all'Ushan, però l'ho vista anche da Acquestapone, ma ci sono trovata molto molto bene. In cuore questo coso di Wycon, questo ombretto in pot, perché c'è, cioè, guardate qua. Ho provato anche a metterci qualcosa, un olietto, qualcosina per farlo di nuovo, diciamo, rivivere, ritornare in uso, ma niente ragazzi, cioè, è stato usato perché l'ho usato diverse volte, però basta, cioè, assolutamente da buttare. Debby concealer, non so se si vede, ma è super scavato, ottimo, cioè, questo qui costa pochissimo, ho preso da Acquestapone, mi ci sono trovata abbastanza bene, però finalmente l'ho finito. Anche questo lip plumper di We Makeup, questo lip plumper di We Makeup, ragazzi, non so se vedete, ma è praticamente finito. E questo è uno dei miei preferiti, i lip plumper in assoluto. Infatti appena finirò tutta la caterva di lip plumper che ho, lo voglio ricomprare, cioè è veramente bellissimo questo qua. Cipria di Mulac. Questa era la 05 Zeus, era una cipria di Mulac. Vedete? E sempre faceva parte del progetto smaltimento. E poi sempre di Mulac ho finito un blush che era proprio rimasto giusto un pochettino, che è il numero 03 Bambi, però queste cose penso che io ve le ho fatte vedere nel progetto smaltimento. Ecco qua, 03 Bambi. Nel progetto smaltimento c'erano questi due illuminanti enormi che, mamma mia, io li usavo, li usavo, li usavo e non li finivo mai e non ce la facevo più proprio. Questi qui della I Heart Makeup Bronze and Glow. E io che ho fatto? Vedete? Uno. E due. Cercare di terminarli, che ho fatto, ho rotto tutto il contenuto degli illuminanti, l'ho messo in un bicchiere e ci ho messo un sacco di crema per il viso. E che ho fatto? Ho fatto, ragazzi, una base viso luminosa che mi sta piacendo tantissimo e che sto usando tutti i giorni, tranne oggi perché mi ero un po' scocciata. Oggi sto un po' che ho zero voglia di mettermi cose in faccia. Però in questo bicchiere qui, non so se vedete, qua vedete, e lo sto quasi finendo, cosetto, l'ho finito, poi vi faccio vedere ovviamente. Per dirvi che se non sapete come finire anche dei prodottini, io ho fatto così, quindi ho messo gli illuminanti e crema viso e io questo me lo spalmo un pochino sul viso tutti i giorni prima di mettere il fondo e quindi avete una pelle che è veramente luminosissima e tipo un primer viso luminoso, tipo quello di cioè praticamente sono andata a ricreare il dupe del primer luminoso di Charlotte Tilbury.
quello che ho comprato per il mio matrimonio. Uguale, solo che quello costa 40 euro e questo ovviamente no, perché la crema costa 5 euro, ma già ce l'ho in casa e quello costava sui 3-4 euro. E questo è quanto. Come vedete, ho finito tantissime, tantissime cose e poi ovviamente presto vedrete nuove cosettine che ho smaltito. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio e vi mando un grande, grande.